Iniziamo l'appello. Prego. Ciavarella Costantino. De Luca Loris Pio. La Torre Matteo. Stefania Leonardo. Di Salvia Lorena. Mascioni Pietro Paolo. Accadia Anna Angela. Zuccara Antonio. Di Salvia Maura. Stanisci Liliana. Sassano Costantino Valentino. Tardio Arcangela. D'Antuono Giampaolo. Tiscia Antonietta. D'Ambrosio Mario. Gualano Piero Paolo. Tancredi Costantino. La seduta è valida. Buonasera consiglieri, propongo un minuto di silenzio per la morte violenta per quanto riguarda di Desiree dopo tutti gli accaduti e gli avvenimenti che sono successi, e tra l'altro ieri sera ho seguito anche la notizia che è stato arrestato uno di quegli animali, perché così solo forse si possono chiamare, nemmeno per rispetto degli animali, a Foggia. Grazie. Iniziamo. Il primo a capo all'ordine del giorno. Ah, scusate un attimo, mi dimenticavo una cosa, scusate. Prima di iniziare gli accapi all'ordine del giorno, volevo comunicare al Consiglio Comunale la lettera pervenuta il 10 ottobre 2018 da parte dei due consiglieri Pietro Paolo Mascione e Anna Angela Accadia per la comunicazione di una costituzione di un nuovo gruppo consigliario autonomo. Ve la leggo integralmente. Noi sottoscritti Pietro Paolo Mascione, nato a Foggia il 22/2/1980, e Anna Angela Accadia, nata a San Giovanni Rotondo il 19/12/75, componenti del Consiglio del Comune di San Nicandro Garganico, eletti consiglieri in occasione delle ultime elezioni amministrative nella lista Forza Italia, facente parte della coalizione di centrodestra guidata dal dottor Costantino Ciavarella, con la presente comunicano di aver formato un gruppo consigliere autonomo ed indipendente dal gruppo politico Forza Italia. Il nuovo gruppo consigliare, composto da Pietro Paolo Mascione e Angela Accadia, non aderisce ad alcuno dei partiti politici attualmente presenti in Consiglio Comunale e conferma il proprio sostegno alla maggioranza del sindaco dottor Costantino Ciavarella e alla sua giunta, come è stato fino ad oggi. Questa scelta è stata dettata dalla sola convinzione che un maggior pluralismo politico interno alla maggioranza stessa possa favorire un più proficuo dialogo sulle tematiche cruciali riguardanti il nostro Paese e dare un positivo impulso all'attività amministrativa.
e ciò al fine di perseguire quegli interessi pubblici, sociali ed economici il cui soddisfacimento è indispensabile per lo sviluppo della nostra comunità. Quindi si prende atto di questa comunicazione. Sì, prego. Buonasera a tutti. Devo fare una mia dichiarazione in merito alla alla costituzione di questo nuovo gruppo consiliare ed è questa. Io ritengo che questa è una convenzione che condivido, perché in effetti ci sono dei concetti molto validi che io apprezzo. Parlare di condivisione, parlare di partecipazione è quello che tutti noi dovremmo auspicarci, perché questo significa dare, come scritto nella lettera, maggiore impulso a quello che è la vita pubblica e quelli che sono poi i problemi di tutto il paese. Dovremmo lavorare su queste basi, perché queste basi in pratica sono quelle che ci permettono poi dopo di andare a realizzare quello che è il programma amministrativo che abbiamo, di cui ci siamo battuti affinché San Nicandro possa essere migliore. Mi auguro che si lavori ancora di più di quello che già stiamo facendo adesso, in effetti qualche risultato si inizia a vedere, e quindi con questa mia dichiarazione io mi dichiaro anch'io indipendente e vorrei lavorare congiuntamente con i due consiglieri comunali. Prego. Buonasera a tutti, innanzitutto. In merito alla questione, io ringrazio innanzitutto della fiducia per Paolo Gualano e Angela Cadia, per quello per Paolo Macione e Angela Cadia, per quello che è stato scritto e appena letto dal Presidente del Consiglio. È vero che ci sono sempre dei momenti di riflessione da parte di tutti noi. Loro hanno confermato l'adesione al programma elettorale e soprattutto la fiducia nella mia persona, per cui non faccio altro che accettare la vostra indipendenza in quanto tale, perché espressione di un elettorato di San Nicandro innanzitutto. E ringrazio il vice sindaco assessore all'urbanistica Giovanni Villani di aver colto e di aver l'esigenza del momento per uno sviluppo ulteriore, per andare avanti per le problematiche della città. Prendiamo atto quindi della dichiarazione del vice sindaco di indipendenza e passiamo avanti per quanto riguarda l'ordine del giorno al primo accapo. Il primo accapo è la nomina dei componenti della commissione comunale per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi cittadini in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nella Corte di Assisi e nella Corte di Assisi di Appello. Allora, quindi questo primo accapo si dovranno eleggere due giudici popolari, uno per la maggioranza e uno per l'opposizione. Come? Un giudice? Commissione? Un giudice popolare della componente della commissione. Sono componenti della commissione comunale che si preoccupa di formare e aggiornare l'albo dei giudici. Ho capito. Quindi questi sono dei componenti che avranno il compito nella commissione per quanto riguarda l'interno del comune, queste commissioni. Questi due componenti che verranno proclamati sono uno di maggioranza e uno di opposizione e verranno eletti con voto segreto. Quindi mi chiedo l'aiuto di due consiglieri. Consigliere Di Savia e il consigliere Stefania. Chiedo l'aiuto. No, ma non ce la fa. Allora, due consiglieri Zuccaro e Stefania. Ora prendiamo due maschi di dare questi bigliettini ciascuno per la votazione segreta.
Consiglieri, dopo consiglieri Zucca e Stefano, dopo aver finito, prendete l'urna e passate per banco. Gli scrutatori. Gli scrutatori. Zucchero Antonio. Tardio Arcangelo. Zucchero. Zucchero Antonio. Zucchero. Tardio, Zucchero Antonio, Zucchero Antonio, Zucchero Antonio, Zucchero Antonio, Tardio. Ne avete contati? 9 8 e 3 la votazione dell'intero documento con questo risultato. Facciamo la votazione finale, ce l'abbiamo fatto anche con la commissione. E quindi allora passiamo alla votazione. Abbiamo una votazione, dobbiamo farla sempre contrari. Contrari. Favorevoli. Favorevoli. Astenuti. Per l'immediata eseguibilità. Contrari. Favorevoli. Astenuti. Posso proclamare quindi consigliere Zucchero Antonio per la maggioranza e la consigliera Tardio Arcangela componenti della commissione insieme al sindaco Costantino Ciavarella. Passiamo al secondo a capo. Debitoria, un applauso. Passiamo al secondo a capo. Debitoria pratica numero 14, delibera OSL numero 6/18, Bombino Cosimo, riconoscimento debito fuori bilancio. Relaziona il sindaco. Mi dai un po' fascino. Con questa assise consigliare andiamo a definire ulteriori debiti fuori bilancio derivati dalla transazione e credo che saranno gli ultimi dell'anno in corso, ci saranno altri ma di poco conto. Il 90, quasi il 95% della debitoria viene conclusa oggi, ci saranno altri debiti sui 100-150 mila euro che riguarderanno soprattutto cittadini di San Nicandro che non devono essere considerati in secondo ordine, ma con cui verrà fatta una transazione perché ci sono un po' di persone, più di una, per piccole somme che comunque si rendono importanti per loro, che entro febbraio-marzo verranno portate in consiglio comunale. Per quanto riguarda l'esercizio di votazione, di voto su questo a capo, riguarda un presidente del revisore dei conti, Bombino Cosimo, che ha rivestito tale incarico tra il 2001 e il 2004. Già in precedenza la Giunta, dopo una transazione in essere, nel 2011 aveva già deliberato
di entrare in un momento di transazione tra le parti per una somma complessiva di 13.696 euro, scansogliati mensilmente. Ma poiché poi dopo c'è stato la dichiarazione di dissesto finanziario, tutto ciò che rimaneva è stato congelato e la somma che era stata congelata era di quasi di 6.000 euro, per cui era diritto dell'organo di liquidazione di entrare in trattazione con il legale, cioè con il signor Bombino, con il presidente dei revisori dei conti, però non accettando la somma che gli era stata offerta dall'organo di liquidazione, che poteva essere il 40% del restante, ha continuato a esercitare il diritto di quello che è stato deliberato nel Consiglio Comunale 2011 e attualmente è stato poi tratto in transazione con l'attuale amministrazione, con l'ufficio legale e con la mia persona in questo periodo, per cui gli è stato riconosciuto un debito da riconoscere di 5.500 euro con risparmio all'incirca di 500 euro sulla somma complessiva. Questo è da deliberare oggi in questo primo a capo consigliare. Grazie al Sindaco. Passiamo ai voti. Contrari? Favorevoli? Astenuti? Per l'immediata eseguibilità, contrari? Favorevoli? Astenuti? Astenuti? Passiamo avanti. Prego. Andiamo al terzo a capo. Debitoria pratica 19, delibera Oslo numero 6/2018. Digilio Antonio, riconoscimento debito fuori bilancio, approvazione e transazione. Relaziona il Sindaco. Allora, in merito a questo debito fuori bilancio, deriva sempre da prestazioni professionali che sono state fatte per conto dell'ente. In questo caso è un debito di un... Di Gilio Antonio, un geometra, che è stato incaricato da parte del comune per una lottizzazione e per dei lavori di esecuzione dei lavori all'allargamento della strada comunale Belvedere Lauro. La somma transattiva era di 12.633 euro. Questo è stato anche un debito riconosciuto da parte dell'organo di liquidazione, con cui però si è astenuto nel sottoscrivere un accordo con l'organo di Gilio Antonio subito dopo, nel 2015, mi sembra che ha dato mandato anche a un avvocato contro il comune e agire contro il comune. Attualmente la sentenza sicuramente è un debito riconosciuto dall'organo di liquidazione, per cui la sentenza che è ancora da divenire, però ci sono dei vantaggi per quanto riguarda l'ente, in quanto se dovessimo andare avanti in questa sentenza sicuramente potremmo soccombere e il giudice darebbe ragione al geometra di Gilio Antonio, e potremmo pagare ulteriori debiti oltre a quello richiesto da parte del tecnico di 5.500 euro. Per cui ci sarà un risparmio con questa transazione delle spese legali che dovremmo sostenere nel futuro. Per cui si chiede di approvare tale schema di transazione e risolvere già una questione con il tecnico sanicantrese che era già stato riconosciuto da parte dell'OSL dall'organismo di liquidazione. Grazie. Passiamo ai voti. Contrari? Favorevoli? Astenuti? Per l'immediata eseguibilità, contrari? Favorevoli? Favorevoli? Astenuti? Andiamo avanti. Prego. Andiamo al prossimo a capo. Debitoria pratica numero 74/2018 Oslo.
Metropolis, Consorzio Cooperative Sociali RL, riconoscimento debito fuori bilancio, approvazione, transazione. Relazione, il sindaco. Numero 43. In merito a questo capo vado a leggere la relazione dei revisori in modo tale da avere un riguardo dettagliato, perché è un capo un po' diciamo diversificato e particolare. Premesso di aver ricevuto questa è la relazione per cui ci è dato parere positivo in merito a questo capo da parte dell'organo dei revisori dei conti. Allora, il debito scaturisce dai servizi di cui l'ente è stato beneficiario e in cui importo rinviene da contratti già in essere. Il debito de quo risale ad epoca antecedente alla dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente ed è stato originato dal trattamento socio rieducativo dei minori commissionato dal comune svolto da Metropolis nel corso del 2011. La società creditrice, non ricevendo il pagamento delle competenze maturate per circa 69.800 euro, ha avviato l'azione legale per il recupero. Il Tribunale di Foggia, con sentenza 2222 del 2018, che ha giudicato sul ricorso del decreto ingiuntivo promosso dalla creditrice e ha opposto ed opposto dal Comune, ha condannato quest'ultimo a pagamento di 69.800 euro, oltre a interessi legali e le spese di giudizio per circa 5.076 euro, per compenso professionale più rimborso forfettario per spese generali del 15%, IVA come per legge, oltre alle spese della fase monitoria. Il debito originario era di 69.800 euro. Nella fase della gestione finanziaria dell'ente affidata alla Commissione straordinaria di liquidazione è stato riconosciuto dall'organo straordinario di liquidazione a seguito di specifica istruttoria, ma che per mancata accettazione della proposta da parte del creditore il debito non è stato estinto. Considerando che il debito che può essere riconosciuto come debito fuori bilancio, poiché ricade nelle previsioni dell'articolo 194,1 lettera A del decreto legislativo del 263 del 2000, in via transattiva per la definizione del rapporto la società creditrice ha accolto la proposta di pagamento formulata dall'amministrazione comunale nei seguenti importi: 69.805,60 euro per capitale, 7.406,48 euro per spese legali in sentenza, 6.521 per spese legali in decreto ingiuntivo. Per il complessivo importo di 80.733,80 euro, con tale ad espressa rinuncia della Metropolis agli interessi riconosciuti in sentenza e con rinuncia ad entrambe le parti all'appello della sentenza. Permangono i variati di equilibri di bilancio e finanza pubblica posti a presidio del pareggio di bilancio e visti i pareri di regolarità tecniche della regolarità contabile espressi dal responsabile ufficio legale avvocato Michele Davoglio e dal responsabile del servizio finanziario dottor Michele Ariano, tutto quanto premesso, il Collegio dei Revisori dei Conti, in relazione alle proprie competenze e all'articolo 239 del TUEL, decreto legislativo 267 del 2000, così come modificato dall'articolo 3 della legge numero 213 del 2012, esprime un parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, la numero 46 del 18 settembre 2018, avente in oggetto
Debitoria pratica numero 74 OSD Metropolis Consorzio Cooperativo Sociale ARL, riconoscimento debito fuori bilancio, approvazione e transazione relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio per un importo complessivo di 80.733,86 euro, imputati come indicato nella propria proposta di deliberazione. Per cui su questo dobbiamo oggi esprimersi e votare. Passiamo alla votazione. Contrari? Favorevoli? Astenuti? Per l'immediata eseguibilità. Contrari? Favorevoli? Astenuti? Passiamo avanti. Prossimo a capo. Debitoria pratica numero 44, deliberazione numero 6/18 OSL, Copper Factor SPA, ora Premio SPA, riconoscimento debito fuori bilancio, approvazione transazione. Relazione Vice Sindaco, Assessore Villani. Allora, questo è un argomento che è iniziato nel 1989, quindi è inutile che stiamo a fare dei discorsi di questo tipo perché sarebbe molto lungo. Comunque, diciamo così, che dopo alcune sentenze del Consiglio di Stato, il Comune di San Nicandro Garganico è stato, come dire, ha dovuto soccombere con un debito pari a 2.500.000 euro. Di questi 2.500.000 euro, 200.000 euro sono stati liquidati, poi c'è stato 1.400.000 euro, mi sembra, che è stato fatto tramite un'anticipazione bancaria, restano 900.000 euro. Di queste 900.000 euro erano stati previsti di fare una rateizzazione, mi sembra in 24 rate, e che il Comune purtroppo non è riuscito a pagare. Ed ecco perché diciamo la MUCA, perché poi qui sono intervenute quelle società che andavano a prendere i crediti, che prima era la Cooper Factor, adesso è diventata Premio, vabbè, questi cambiano sempre nome, hanno fatto richiesta di inserimento nell'OSL, nella massa passiva, è stato riconosciuto l'inserimento di 449 mila euro e passa, e non ha voluto aderire alla transazione, per cui l'OSL ha accantonato la metà, 224 mila euro. È chiaro che resta il problema di questa problematica, e ecco che questa amministrazione ha fatto una proposta di transazione. Nella proposta di transazione, in pratica, il Comune viene a risparmiare 49 mila euro, credo, perché da 449 mila euro, che erano quelli che dovevano essere ancora dati, il premio, adesso questa nuova società di acquisizione di crediti, accetta 400 mila euro, quindi c'è un risparmio da parte dell'ente di 49.894, circa 50 mila euro. Oltre, chiaramente, giustamente diceva l'avvocato, gli interessi, vabbè, qui sapete che qui in questi casi ci sono gli interessi, poi ci sono le sanzioni, ci sono tutta una serie di problematiche che insomma noi non è che tanto siamo bravi a capire. Quindi questo è quello da deliberare. È evidente che questi 400 mila vengono presi dalle somme che l'OSL ha messo a disposizione in quelle somme accantonate, e c'è, come al solito, il parere dei revisori dei conti, i quali hanno messo un parere favorevole, e è giusto riconoscere dire un'altra volta, tutte queste carte vengono inviate alla Corte dei Conti, perché è giusto che la Corte dei Conti poi si esprima sulle eventuali responsabilità. Passiamo alla votazione. Contrari? Favorevoli? Astenuti? Per l'immediata eseguibilità. Contrari? Favorevoli? Astenuti? Andiamo avanti, passiamo al prossimo a capo. Debitoria pratica numero 6, deliberazione numero 6/18 OSL, Sud Servizi Generali, riconoscimento debito fuori bilancio, approvazione transazione. Relaziona il Sindaco. In merito a questa delibera,
In relazione a una debitoria che il Comune aveva nei confronti di una cooperativa per la raccolta dei rifiuti e che in un periodo riguardando sempre il 2010-2011 aveva fatto anche dei lavori per quanto riguarda la cura del verde pubblico e il taglio delle erbe per San Nicandro Garganico. Il credito vantato dalla Sud Service Generale riviene già da contratti che in precedenti sono stati prorogati e dati a questa società e ammonta complessivamente a circa 133.686 euro, di cui 121 per la raccolta dei rifiuti e 12.385 euro per la pulizia di aree e manutenzione delle aree verdi. In questo caso qua diciamo che la ditta in essere, pur avendo un riconoscimento di questa debitoria a parte dell'organo di liquidazione, poi dopo non ha accettato di concordare con l'organo di liquidazione ed è passato in seconda battuta per quanto riguarda l'accettazione futura, perché era nella possibilità di ogni debitore per San Nicandro Garganico di poterlo fare. Il risparmio che avviene attraverso la transazione, che è avvenuto sempre attraverso l'ufficio legale e sottoscritto, deriva soprattutto dal risparmio degli interessi maturati. Loro hanno rinunciato al 50% degli interessi per un ammontare complessivo di circa 34.143 euro, e che non è una somma di poco conto, perché l'interesse, cioè tutto sommato, nell'insieme complessivo, compreso l'interesse al 100%, la somma da poter dare a loro era di 204.000 euro, mentre adesso andiamo a transare per un ammontare di circa 170.789 euro. Per cui chiedo, ho avuto questo anche un parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, e dobbiamo in un certo modo andare avanti per quanto riguarda questo riconoscimento, anche perché ci sono tutti i presupposti. Grazie. Dimenticavo, c'era anche un decreto ingiuntivo in merito, per cui questo, anche facendo questa transazione, verrà annullato. Grazie. Passiamo alla votazione. Contrari, favorevoli, astenuti, per l'immediata eseguibilità contrari, favorevoli, astenuti, passiamo avanti, prossimo a capo. Debitoria pratica numero 23, deliberazione numero 6/18 Oslo, SPIM SRL, riconoscimento debito fuori bilancio, approvazione transazione. Relazione assessore Villani. Allora, qui trattasi della pubblica illuminazione. In pratica nel 2010 è stato fatto un contratto nel quale il Comune dava alla SPIM la possibilità di andare a realizzare interventi di efficientamento sulla pubblica illuminazione e fare anche la manutenzione ordinaria e straordinaria. Che è successo? Che con questo tipo di contratto il Comune cedeva anche le cabine, in pratica, come dire, il pagamento dell'energia elettrica doveva essere pagata anche dalla SPIM. È successo che il Comune non è riuscito poi dopo a pagare i canoni e quindi la SPIM in pratica ha fatto la risoluzione del contratto quant'altro, e quindi è venuta fuori tutta una serie di contenzioso, il quale contenzioso è scaturito poi dopo nel fatto che ci sono delle somme che il Comune non ha pagato, che erano sostanzialmente, mi sembra, 109.000 euro, che erano questi 109.000 euro dovrebbero essere comprensivi di lavori eseguiti e 5.000 per forniture di energia elettrica, che chiaramente non è che poteva pagare la SPIM, doveva pagare chiaramente il Comune.
su questo si è concentrata tutta una serie di contenziosi. A questo punto è venuto fuori il dissesto, la SPIM ha fatto richiesta di essere inserita nella massa passiva, è stato riconosciuto questo inserimento, è solo che chiaramente poi la SPIM non ha voluto fare la transazione, tutto sempre qua. A questo punto siamo intervenuti noi come amministrazione, abbiamo fatto delle richieste, abbiamo fatto la proposta di transazione, e la proposta di transazione è molto favorevole per il Comune, perché tra l'altro, ecco qui, ha dimenticato, qui addirittura sono intervenuti due decreti ingiuntivi, il primo e il secondo, il primo per quanto riguarda la somma da pagare, il secondo per quanto riguarda gli interessi, cioè qui, e poi qui gli avvocati sanno che quando si inserisce in un circuito di questo tipo qui non te ne esce mai, ecco perché era giusto e doveroso fare una proposta di questo tipo di transazione. E la proposta in pratica è molto favorevole, perché di fatto noi andremo a pagare, da quello che ho capito, solamente i lavori eseguiti con un po' di interessi, da quello che ho capito, o spese legali, ma qualche cosa in più, spese legali, e questo rinuncia in poche parole al discorso dell'Enel, dell'energia elettrica, 51.000 euro, quindi diciamo abbiamo un qualcosa di risparmio molto notevole, quindi è giusto togliere quest'altra problematica. Io voglio aggiungere, e quindi ho terminato, chiaramente c'è sempre il parere favorevole dei revisori, c'è sempre l'invio alla Corte dei Conti, voglio aggiungere questo aspetto che sarebbe opportuno che la segretaria verbalizzasse, perché è giusto che noi agli atti restino queste mie dichiarazioni. Allora, al momento, con due consigli comunali che ha fatto questa amministrazione, noi abbiamo liquidato circa 2 milioni di euro, 2 milioni di euro. Abbiamo fatto le pratiche forse le più importanti, quelle che avevano un importo più elevato, quelle che potevano dare tra virgolette un problema serio nel prosieguo dell'andamento dell'azione amministrativa. Quindi noi abbiamo, ripeto un'altra volta Angela, circa 2 milioni di euro liquidati, transati, presi chiaramente dalla massa, da quell'accantonamento che l'Oslo ha rimasto al Comune, quindi il Comune sta lavorando bene, restano, da quello che ci siamo fatti un po' come discorso con l'avvocato D'Avoglio, ancora 40, oltre 40 pratiche, ma sono quelle pratiche diciamo di minimo importo, per cui si possono tra virgolette gestire in un modo un po' più ragionevole. Questo vuol dire che l'azione amministrativa potrebbe davvero in questo momento andare un po' meglio rispetto a quelle ipotesi eventualmente negative che ci stavano qualora non facevamo questi tipi di transazione, quindi questi tipi di chiusura di queste problematiche che erano comunque inserite nella massa passiva, chiusa ormai diciamo a giugno del 2018, è vero, ma che comunque necessitavano di questi ritocchi molto importanti per poter dire sì, adesso iniziamo a ragionare in termini diversi. Era solo questo. Grazie. Passiamo a votazione. Contrari? Favorevoli? Astenuti? Per l'immediata eseguibilità, contrari? Favorevoli? Astenuti? Passiamo avanti. Ultimo a capo. Interrogazioni e interpellanze. Prego, Sindaco. Allora, prima di passare alla capo delle interrogazioni e interpellanze, voglio fare una comunicazione a tutto il Consiglio Comunale in merito all'ultimo avvenimento rispetto alle tasse che sono arrivate nei contribuenti di San Nicandro, dove ci sono delle cartelle che erano da non inviare. Questo perché il flusso del mese di settembre 2016 non è stato rilevato da parte della società Soget in tempo utile, e sono state inviate circa 3.200 cartelle, di cui 800 erano già contribuenti che avevano già versato un tributo e si sono trovati nella difficoltà oggettiva di venire negli uffici comunali, soprattutto uffici tributi, per dimostrare la loro inadempienza. Vale a dire, hanno mostrato le cartelle che mostrano il pagamento, e a questi 800 su 3.200 è stato rettificato il tutto. Però io personalmente, lo stesso giorno, quando ho avuto notizia di questo, mi sono recato nell'ufficio tributi, sono stato tutta la mattinata nell'ufficio tributi per capire quello che erano le difficoltà e di chi poteva essere la responsabilità. Poi ne ho parlato direttamente con il ragioniere Michele Ariano,
in merito abbiamo fatto delle ulteriori verifiche che dimostrino realmente di chi era l'inadempienza e mi ha rilasciato questo comunicato e questa comunicazione che adesso leggo testualmente per far mettere a conoscenza tutti i consiglieri comunali, poi dopo magari deciderò pure di pubblicarlo sui siti di informazione perché i cittadini devono sapere, devono sapere. In effetti, in merito all'argomento, già il 23 ottobre la soggetta aveva chiesto un riscontro agli uffici comunali. Noi dopo l'opportuna verifica di quanto è successo, il 25 abbiamo risposto alla soggetta attraverso il ragioniere, il responsabile del servizio. In riscontro alla vostra mail inviata il 23 ottobre, ottobre 2018, quindi la soggetta che chiedeva a Comune delucidazione in merito, noi rispondiamo relativa alla trasmissione dei flussi tari del 2015, 2016 e 2017 corre l'obbligo di precisare oltre gli stessi non sono stati trasmessi soltanto il data 3 ottobre 2018, loro vantavano il diritto che abbiamo trasmessi noi in ritardo, invece non è così perché da protocolli assunti nel comune è stato verificato che già erano stati inviati dei flussi il 22 agosto del 2017 e successivamente il 21 novembre del 2017 che a buona memoria si allegano alla presente. I flussi F24, come si evince dalla mail suddette dei versamenti IMU, TARI e TASI, sono stati inviati alla società in indirizzo all'attenzione di diversi referenti della società stessa, più di uno. Si aggiunge peraltro che la SOGET è stata abilitata all'uso della piattaforma, sia del punto fisco, nella persona del signor Panzetta Gianluca e pertanto la ditta incaricata ben poteva procedere autonomamente allo scarico e l'acquisizione dei suddetti flussi, quindi già nel 22 agosto del 2017. Pertanto, l'errata attività di liquidazione e accertamento espletata dalla SOGET è addebitabile all'immagine esclusivamente alla stessa ditta appaltatrice del servizio e conseguentemente ogni danno di immagine ed economico. Queste sono una delle tante sanzioni che applicheremo e che verrà recato a questo ente. Sarà oggetto di rivalsa nei confronti della società. In particolare, preliminarmente, le spese relative all'invio delle 900 raccomandate con ricevuta di ritorno, di cui saranno detratte dalle spese della prossima fattura. Considerando che una raccomandata costa all'incirca 5,50 euro, per 900 andiamo a finire sui 4.000-5.000 euro. Questo è il minimo che noi applicheremo, oltre ad altre misure. Da ultimo, si ritiene opportuno, al fine di superare la criticità, di procedere all'avvio, a cura e spese della SOGET, dei provvedimenti di rettifica a nullo degli avvisi errati. Questo vuol dire che i cittadini che comunque hanno, non dovrebbero recarsi a San Nicandro devono avere in questi giorni già un recapito per posta di dire: voi avete già pagato, non dovete venire presso gli uffici della SOGET a San Nicandro. La stessa ditta dovrà curare un eventuale potenziamento della struttura operativa a supporto del Comune, onde fronteggiare il rilevante numero di contribuenti, circa 900 su 3.200 cartelle inviate, che si può prevedere si recheranno presso gli uffici comunali per la regolamentazione della posizione debitoria e tributaria. Si resta in attesa di ricevere il riscontro e si prega di voler tempestivamente informare questo ufficio circa la determinazione che la SOGET andrà ad assumere. Attendiamo risposta in merito, però noi ci, oltre all'addebito per quanto riguarda la raccomandata che loro hanno inviato in modo incauto, diciamo incauto e inappropriato, andremo poi ad utilizzare altre penalità nei confronti della società di riscossione. Questo è il comunicato mio in dovere di riferire. Grazie al Sindaco. Ci sono altre interrogazioni? Prego. Buonasera a tutti, buonasera Sindaco. Io prima di fare l'interrogazione voglio farvi una preghiera. Voglio chiedervi di essere puntuali nei consigli comunali.
perché io capisco gli impegni di tutti, cioè se decidiamo alle 4 è bene che siano le 4, perché io ho finito di lavorare alle 2:30 e alle 3:30 ero già qui. Quindi se è anche un modo per rispettare tutti, io capisco gli impegni di ognuno di noi, ma la puntualità è cosa buona e giusta, insomma. Poi il sindaco mi ha preceduto, perché io ho un'interrogazione proprio su queste cartelle, la leggo lo stesso e poi se ci fate una risposta scritta vi ringraziamo. Si ha notizia che la società Soget, concessionaria di supporto dell'ufficio tributi, abbia inviato nei giorni scorsi circa, come diceva il sindaco, 2000 avvisi di omesso pagamento ad altrettante utenze per la Tari 2015 e 2016. In queste ore, tuttavia, sono numerosissime, probabilmente centinaia, i casi in cui tali avvisi sono accertati essere falsi, in quanto gli utenti hanno regolarmente pagato il dovuto a suo tempo. Io poi ve la... Nel ricordare come la storia dei cosiddetti avvisi pazzi sia ormai vecchia e sia stato oggetto di numerose interrogazioni non solo del Partito Democratico, ma anche di quelle che erano le forze di opposizione nello scorso Consiglio Comunale, tra cui vi erano l'UDC e Forza Italia, che oggi governano la città esprimendo sindaco, e a questo punto Giovanni, non più il vice sindaco, ahimè, si interpella la signoria vostra a voler intervenire con urgenza sui seguenti punti. Per quale motivo, a distanza di ormai 5 anni dall'inizio della concessione, la Soget non abbia ancora una banca dati aggiornata e puntuale, come previsto da specifica clausola del contratto? Secondo punto, la responsabilità degli avvisi sbagliati è in capo all'ufficio tributi, su questa cosa il sindaco ha già risposto, che non ha trasmesso i flussi, ovvero alla società predetta che non li ha acquisiti. Terzo, tali avvisi impongono per il Comune una spesa a perdere di alcune migliaia di euro, poiché non è giusto che ricadano ancora sui cittadini, su chi intende rivalersi l'amministrazione per il rimborso, e ci siamo. Quarto, anche alla luce di quanto detto, quali le intenzioni dell'amministrazione in merito all'ufficio tributi? Rinnovare il contratto alla Soget o gestire i tributi in autonomia, come detto in campagna elettorale? Si richiede risposta scritta. E finito. Mi fermo. Altre interrogazioni? Ne avevo un po', però questo è sabato, ce ne andiamo. Sì, vabbè, no. Volevo invece comunicare ai due consiglieri Macione e Accadia se ci fate pervenire la comunicazione del capogruppo, dato che nella lettera non c'era scritto, quindi se gentilmente ci fate pervenire questa comunicazione. Perfetto. Che ci pervenga scritto, è meglio che ci pervenga. Poi la potete fare anche orale, però poi magari ce la potete anticipare e poi ce la comunque fate pervenire. Sì, allora, del nuovo gruppo consigliare, logicamente tramite accordi occorsi con Angela Accadia, sono io il capogruppo, però comunque vi farò pervenire carta scritta, insomma. Andiamo otto, la seduta è sciolta, siete tutti liberi. Buon fine settimana. Prova.